il nuovo contratto nazionale pensato dal governo, sì invece alla stabilizzazione degli insegnanti precari. Il mondo della scuola, gli insegnanti in corteo a Cagliari, i COBAS, sono nei fatti queste le richieste, un no e un sì. Il no appunto al nuovo contratto pensato dal governo nazionale e un sì invece alla stabilizzazione dei precari. Proviamo a sentire qualche voce, la voce di qualche insegnante. Voi perché siete qua oggi? Per un contratto umiliante, quindi un contratto che dà una mancetta a dei professionisti che sono nella scuola anni e anni, ognuno abbiamo 30 anni, 35 anni di servizio e veniamo ripagati in questo modo. Una scuola che sgredita la professione, una scuola, un governo che scredita la professione insegnante. Grazie. Proviamo a sentire anche qualche altra voce. Buongiorno, lei perché è qui oggi? Per protestare? Sì, certo. Perché? Protestiamo perché vogliamo la scuola pubblica. Ci hanno scippato tutto. Abbiamo una legge 107 che ha devastato la scuola e quindi siamo qua perché vogliamo che la scuola sia pubblica. Il nuovo piano, meglio il nuovo contratto del governo a voi non vi soddisfa? Dopo 10 anni di contratto scaduto ci hanno dato una miseria, una mancetta, 80 euro lordi, briciole come... non ci hanno dato gli arretrati, non ci riconoscono niente e noi abbiamo perso parecchie decine di migliaia di euro in questo contratto. E poi voi chiedete anche la stabilizzazione dei vostri colleghi precari? Certo, certo, certo. Ci sono gli organici della scuola, abbiamo soprattutto nel sostegno decine di posti in organico che non vengono ricoperti da decine di ruolo, per cui pretendiamo la stabilizzazione. Grazie. Sentiamo anche un rappresentante, Nicola Giua, dei COBAS Sardegna. Allora, un no al nuovo contratto pensato dal governo per gli insegnanti, anche per gli insegnanti sardi ovviamente, e un sì alla stabilizzazione dei precari. Assolutamente sì, oggi sciopero generale della scuola, indetto dai COBAS e dalle altre organizzazioni di base. C'è una grande manifestazione a Roma che parte dal Ministero e va per il centro di Roma e a Cagliari abbiamo deciso di fare una manifestazione perché per significare anche insomma, le difficoltà della scuola sarda che hanno delle loro peculiarità. La prima questione, quella contro cui lottiamo, è la firma di questo infame e miserabile contratto scuola che dopo 10 anni dà senza contratto dai docenti ATA delle scuole pochissimi soldi, pochissime decine di euro di aumento. Si parla di 80 euro. Lordi, che vogliono dire anche sotto i 50 euro, dai 35 ai 60-65 euro netti per 10 anni senza contratto. Un aumento assolutamente miserabile. Dall'altra il peggioramento delle condizioni di lavoro con poteri dati contrattualmente ai dirigenti scolastici, decide l'organizzazione del lavoro e gli orari. E infine c'è tutta la questione del precariato, perché chiediamo che tutti coloro che hanno i titoli 360 giorni come previsto dalla legge e dalla sentenza del Consiglio di Stato vengano messi in ruolo immediatamente, perché i posti nella scuola ci sono liberi. E quindi chiediamo un intervento legislativo che sani questa situazione e che mandi oltretutto a casa tutti coloro che negli ultimi anni sono stati assunti con la cosiddetta buona scuola e sono dovuti andare a insegnare fuori casa, fuori dalla Sardegna, col paradosso che in Sardegna ci sono i posti liberi e disponibili. Infine lottiamo contro la scuola standardizzata dei quiz invalsi, la scuola delle prove parallele, la scuola demenziale dell'alternanza scuola-lavoro nei licei per 200 ore obbligatorie e nei tecnici professionali per 400 ore, perché non è questa la scuola che vogliamo. Vogliamo finanziamenti, vogliamo insegnanti, vogliamo riduzione di alunni per classi, perché la scuola possa funzionare in particolare in un territorio come quello sardo, nel quale anche il dimensionamento ha fatto sì che ci sia una grandissima distanza della scuola da coloro che la governano.